Sembro un ragazzo. Ma li avete visti quei video su YouTube che fanno vedere i videogiochi come se fossero dei film anni 80, anni 90? Oggi voglio condividere con voi quelli che mi sono piaciuti di più. E dopo questo inizio un po' Alberto Angela, un po' Art Attack, volevo darvi il benvenuto. Io sono Giuseppe Govinda, questo è l'Angolo di Govinda e questa è Isola delle Rose TV. Oggi, come ho già anticipato nella intro, volevo parlarvi di questi video bellissimi che ho trovato su YouTube ultimamente. Non so se li guardate pure voi, fatemelo sapere qui sotto in descrizione. Vi ricordo che ho iniziato a fare gaming, ho fatto nuovi video di gaming, ho giocato alla demo di Resident Evil 4 Remake, però se quel video raggiunge 50 like mi compro il gioco e lo porto qui sul canale. Quindi, se volete rendermi un pochettino ancora più povero, andate qui sotto in descrizione sulle schede, la metto adesso, e cliccate il pollice in alto a quel video. È importantissimo, ragazze e ragazzi. 50 like non sono tantissimi, li stiamo raggiungendo, quindi condividete il video con amici, fratelli, sorelle, non binari, fatelo con chi volete, ecco, siate gender fluid, condividete questo video con chiunque. Quindi vi ricordo, 50 like al mio ultimo gameplay su Resident Evil 4 Remake. Lo trovate qui sotto in descrizione, cliccate il pollice in alto, vi prego ragazzi e ragazzi, vi supplico. E niente, ecco, oggi volevo farvi vedere questi video che sono bellissimi, sono fatti da gente che sono dei geni, perché riescono a rappresentare il vibe di quel videogioco in un nuovo setup, in un nuovo una nuova ambientazione che è quella anni 70, anni 80 o anni 90. E adesso vi faccio vedere questi video, quindi iniziamo. Allora, iniziamo con questo primo video, si intitola Silent Hill 2 come un film anni 80. È stato pubblicato da B4NQ, spero che non mi bloccherà il video, ti ringrazio, toglierò la musica, vi faccio vedere un po' di immagini e notiamo quanto è bello questo video se siete dei fan di Silent Hill 2. Guardate queste immagini di James. Che poi questi video sono stati creati da loro, ecco, guardate queste immagini del fiume, del lago lì, guarda bellissimo, quando James incontra Laura Fosco, se non sbaglio, giusto? Credo proprio di sì. Ah, questa qui è il momento in cui faccio stop, ecco, il momento in cui c'è, la sapete quella scena molto emblematica, molto criptica, che dice "There was a hole here, it's gone now". Wow, è incredibile, bellissimo, cioè è proprio anni 80, cioè Laura, se non sbaglio si chiama così, no aspetta, come si chiama questa qui, non me la ricordo, vabbè non la voglio andare a cercare, non mi interessa, non è questo il punto del video. Guardate quando ha la scena in cui incontra James e lei ha il coltello, Angela, si chiama Angela, oh, lei è troppo anni 80, mamma mia. E io la guardo e dico, ma questa è proprio degli anni 80, è fatta benissimo. Mi piacerebbe capire come fanno questi video. Però state lì fermi, continuate a guardare, perché forse lo scopriremo insieme qui all'Angolo di Govinda oggi. Beh, questa scena dentro il... sì, sarebbe questa qui, il... la scuola, cos'è? L'infermeria, l'ospedale, sì, l'ospedale dove va James. Mi ricorda un po' però Downpour, non so se ci avete giocato, anzi no, Homecoming, un altro videogioco di Silent Hill. Oh, Pyramid Head! La testa della piramide, sì, Red Pyramid Head. Think. Comunque ragazzi, è bellissimo, poi c'ha questo effetto molto RGB lights, fatto veramente bene, complimenti a questo ragazzo o ragazza che si chiama B4NQ.
E questo era, sì, il ragazzo, quello che vomita. Non so se ve lo ricordate. Io qui sul canale ho giocato tantissimi videogiochi, ma non ancora Silent Hill 2. E spero di giocarci un giorno, però bisogna giocarci con il col computer. Io non ho nessun computer, ho una vecchia PlayStation, ma io ho quelle nuove, quindi... Ciao Silent Hill 2, non ci posso giocare con voi. Però se cliccate like al video che ho girato qualche giorno fa con la videocamera facendo il gameplay di Resident Evil 4 Remake, giocherò a Resident Evil 4 Remake. Lo porterò qui sul canale. Come sapete, io ho portato quasi tutti i videogiochi di Resident Evil. Vorrei portare Resident Evil 4 Remake, ma ho bisogno dei vostri like, altrimenti non lo posso fare. Secondo comunque la descrizione che c'è sul canale YouTube, dice che ha fatto questi modelli, questi video, utilizzando WebGUI e Analog Diffusion Model e Adobe Photoshop, NNTSC, QT, vabbè, tanti nomi strani. Quindi è stato lui a farlo utilizzando dei modelli che ha trovato nei diversi software. Sei una persona molto brava se sei riuscita a fare una cosa del genere. Beh, vediamo quest'altro che si intitola Resident Evil come un horror movie dark degli anni 80. Questo qui è stato fatto da Ludex e le immagini che vediamo sono state prese dal suo video, che trovate sempre qui sotto in descrizione. Tutti i video che farò oggi, tutte le immagini le trovate qui sotto in descrizione. Fair use, come si dice, e basta. Allora, questo qui è l'elicottero iniziale. Sì, va bene. Vediamo le altre cose. Beh, vediamo come Jill Valentine. Wow, cioè Jill Valentine è molto 80s movie. Sì. È proprio fatta benissimo, proprio ricorda le atmosfere dei film anni 80. C'è qualcosa simile anche a Stranger Things, una serie a cui mi sono ispirato facendo una serie di podcast. Voglio solo che mi ascolti. Vediamo Chris Redfield. Oh, Chris Redfield, come figo! Sembra uno molto muscoloso. Vediamo Wesker. Wow, io guarderei questi video dalla mattina alla sera perché sono fatti benissimo, hanno delle atmosfere stupende e come vedete Chris Redfield è molto anni 80, wow. Ah, vi ricordate la Bug Collection? Ci ho giocato anche qui sul canale di Resident Evil quando incontrano tutte quelle bugs, come si dice in italiano bugs? Tutti gli scarafaggi. Wow, guardate questo zombie. Incredibile, cioè è fatto benissimo, mamma mia. Vediamo come li ha fatti lui questi video qui. Sì, Lucas, come si chiama qui? Ludex dice nella descrizione al video che ha generato queste immagini da solo. Queste sono sue immagini generate con un programma che si chiama Midjourney. È un programma interessante, devo scaricarlo perché lo voglio fare pure io qui su Isola delle Rose TV. Beh, sempre di Ludex, vediamo adesso Resident Evil 7 come un film anni 80. Oh, ragazzi, Ethan, che tra l'altro non ha mai una faccia in Resident Evil 7, se non sbaglio. Anche nell'8 non mostrano mai la faccia realmente. E qui ce l'ha, e comunque sì, è molto anni 80 anche questo, è fatto anche benissimo. E che cosa posso dire? Cioè, mi piace molto questo suo aspetto dalla Mickey Rourke, un po' da Bello e Dannato, che lo rende molto anni 80. Oh mia! Ma come ha fatto? Cioè, questa qui è bellissima, è fatto benissimo. È mia, e ci sta, è fatta bene. Anche il sudore, la faccia, lo sguardo. Ha trovato il momento giusto per fare questo video. Vabbè, non so cosa sto dicendo, ma avete capito. Oh, la Peppa! Guardate Baker, Jack Baker. È fatto, cioè ricorda molto gli anni 80, cioè io non capisco come fanno a creare queste immagini così realistiche utilizzando dei modelli e applicandoli al videogioco in questione, quindi come fanno a renderlo, a ottimizzarlo per quel videogioco e a dare questo charme molto anni 80, proprio tanto di cappello a chi ha sviluppato queste immagini.
lo sceriffo, cioè il poliziotto che è venuto e poi dopo 2 secondi lo hanno tagliato a metà. Jack Baker l'aveva tagliato a metà, l'aveva ucciso. Mi piace anche molto il cappello e tutto il distintivo, i distintivi che si trovano sì sul cappello e sul vicino al cuore. E anche uno sguardo che mi ricorda molto sì, quei film un po' dark, un po' romantici, un po' drammatici, un po' horror. E ci sta benissimo col personaggio. Ero curioso di vedere Zoe e guardate, non so, Zoe mi ricorda un po' Marion Cotillard, sì, quell'attrice francese, però devo dire che su Zoe sono un po' deluso. Sì, dai, è il primo carattere, il primo protagonista, character, lo dico in inglese, è il primo protagonista che mi sembra un po' strano, ecco, forse non hanno azzeccato bene Zoe. Tutto il resto è bellissimo, è un grandissimo, grandissimo video, grandissime cose, bravo, bravo, bravo. Evelyn. Questa è la Evelyn che mi aspettavo, sì, è proprio bello, 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 fatto bene, con quello sguardo molto cattivo e criptico, si trova un po' nell'oscurità, circondata da questa casa in distruzione, mi ricorda un po' la parte finale di Resident Evil 7, quando lui va a combattere, sì, contro Evelyn. Beh, visto che sta per uscire Resident Evil 4 Remake, direi di guardare anche Resident Evil 4 come un film anni 90. E questa volta dal canale di Shinopitz, e vediamo cosa dice lui nella sua descrizione. Sì, non dice di aver fatto le cose, però dice di supportarlo, quindi credo abbia anche lui creato da solo queste immagini. Allora, questo qui è il famoso Leon, che è il nostro protagonista preferito. Anzi, fatemi sapere qui sotto in descrizione, in Resident Evil, qual è il vostro personaggio preferito. Leon, Jill Valentine, Rebecca, non so, magari mi piace Rebecca, altrimenti Krauser. E guardate, questo è Leon che è molto Leonardo DiCaprio. Questo è Leonardo DiCaprio, se fosse stato Leon. Vediamo il prossimo. Oh, Ashley! No, incredibile, Ashley, che poi nel gioco è una sedicenne, se non sbaglio, no? C'è una diciassettenne, quanti anni ha Ashley nel gioco? Non so, è molto ragazzina, sì, se non sbaglio. Qui sembra una trentenne con una parrucca, però vabbè, sì, ci sta benissimo, dai, cioè è un film anni 90, se Resident Evil fosse stato un film anni 90 sarebbe stato così, dai. Con questa qui, che mi sembra, non so quale attrice, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se avete un'idea. Vediamo adesso Luis, sono molto curioso di vedere Luis. Wow, questo Luis è Keanu Reeves, no? Secondo me sì, cioè loro secondo me utilizzano, ripeto secondo me, ripetiamolo ancora, secondo me utilizzano dei programmi di intelligenza artificiale per fare ste cose, cioè loro prendono le persone della vita reale, in questo caso gli attori, sì, e poi fanno queste modifiche per adattarle al gioco. E lui mi sembra Keanu Reeves, ma anche David Boreanaz, quello che ha fatto Angel in Buffy. Non so se avete guardato la serie di Buffy o di Angel. No, Ada Wong! Bello, bello, sì, Ada ci sta benissimo, sarà questo viso asiatico molto carino, molto cinese, devo dire molto taiwanese, ecco, devo, mandarino, non so. Guardate, ci sta benissimo anche il vestito rosso, perché Ada in Resident Evil 4 si presenta col vestito rosso. Sono curioso di sapere come sarà nel remake Ada. Ho visto il trailer, va bene, però ci voglio giocare, ecco, voglio giocare a Resident Evil 4, quindi vi prego, non dimenticate a cliccare il pollice in alto, fatemi arrivare a 50 like.
Krauser ha una faccia da stavo cadendo quando parlo di Krauser, un po' voglio cadere a terra perché sono, mi sento un po' strano. Guardate, è un uomo molto arrabbiato e molto strano, sembra che gli fa male la pancia, devo dire anni 90, mi ricorda uno di quegli attori che forse avevo visto nel film di Terminator, uno di quelli, ecco, che arrivano da quei film alla Arnold Schwarzenegger. Wow! Salazar, ragazzi, Salazar è Joe Peck, come si chiama quello, non Joe Pesci, Steve Buscemi, l'hanno fatto diventare un nano, sì che è Steve Buscemi, beh questo è un po' strano, cioè, non lo so, cioè, si vede che è un Photoshop, cioè, si vede che è stato fatto, si vedono gli occhi un po' photoshoppati, però se non fosse per gli occhi sarebbe ancora meglio questa rivisitazione di Salazar. No, e poi c'è Sadler, come non poteva mancare Sadler, che anche qui sì, ha questo aspetto anni 90 che ricorda uno di quegli attori, sembra Sean Penn, ecco, in un certo senso assomiglia a Sean Penn. Ditemi anche voi cosa ne pensate, mi piace tantissimo, non so se l'hanno preso da un film perché è fatto così bene che sembra uno screenshot preso da un vero film. Mamma mia! Ah, ho visto che anche Ludex, il canale di prima, ha fatto un remake, diciamo un video con dei modelli di Resident Evil 4, questa volta in stile anni 80. Vediamo allora. Questo è naturalmente Leon, con questo giubbotto molto anni 80, pieno di peli, spero non sia un vero animale, mamma, con un po' piumino, ecco. Questo è fatto molto bene. Bravo. I Ganados, cioè i zombie di Resident Evil 4. Beh, l'uomo dietro è proprio sembra l'uomo con cui abbiamo lottato nel video che ho pubblicato qualche giorno fa, il primo mostro, quello con la testa distrutta. E lei, sì, è una di quei mostri che troviamo nel villaggino all'entrata. Bene. Prima di incontrare l'uomo con la chainsaw. Luis Serra con questo sguardo da belloccio, molto anni 80, sì, devo dire, ha sempre questo aspetto molto drammatico, fatto benissimo con le luci che arrivano da una parte e l'ombra da un'altra, un po' come il setup qui all'angolo di Govinda, che ne dite? Chi si ricorda il mostro del lago? Io ci ho giocato qui sul canale, mi ricordo la scena del lago, mi è piaciuta molto perché tu dovevi buttare queste, dovevi sparare un arpione e uccidere il mostro del lago, incredibile, molto fatto benissimo, molto anni 80, buon gusto, mi piace anche la lampada che si trova dietro di lui e che crea un effetto molto, molto dark. Oh no, il gigante! Allora, io ricordo quando ho giocato per la prima volta Resident Evil 4, l'HD Edition, durante il gigante ho avuto paura di non riuscire ad ucciderlo. È stato un momento molto strano, molto difficile, e non so per voi se avete giocato a Resident Evil 4, però io mi ricordo il gigante in un modo molto negativo, perché ero lì che non riuscivo ad ucciderlo, e di solito non mi capita mai, e quando mi capita sono cavoli amari, perché significa che è veramente difficile. E qui è molto anni 80, sapete perché anni 80? Perché questo gigante qui è diventato molto mostro e ha queste orecchie, anche questi simboli, non so, queste escrescenze sulla fronte che mi ricordano un demone. Quindi sì, lo lega molto a questi film anni 80, tipo The Thing, che riguardano i demoni. Vabbè, no, cioè Ash l'avete fatta diventare una super gnocca, cioè una gnocca senza se e senza ma, qui negli anni 80, Ashley è bellissima, io voglio ritornare negli anni 80, io adesso lo stampo sto cosa, me lo metto lì davanti e lo guardo dalla mattina alla sera, perché è fatto benissimo, guardate Ashley, sì, non mi ricorda nessuna attrice, è la cosa importante, perché
Cioè, riesce questo Ludex, se non sbaglio, sì, riesce a creare qualcosa con dei visi che non conosce nessuno, che però hanno un non so che di conosciuto. Vabbè, Salazar sembra la brutta copia di Napoleone. Non so se c'è qualche francese che guarda i miei video e che parla italiano e che può capire naturalmente. Questo mi ricorda molto, sì, Napoleone, Bonaparte. Sì, è un poco creepy, devo essere sincero. Quello di prima, del video precedente, lo trovavo, che abbiamo analizzato qui, lo trovavo più creepy, più schifosino. Questo qui si discosta dall'originale di molto, e anche bruno, bassino. Gli mancano i capelli bianchi, che sono quella cosina che secondo me è molto importante se vuoi rappresentare lo schifosetto chiamato Salazar. Wow, Ada. Ada che ti guarda con questo vestito rosso, le labbra a tema che fanno pandan con il vestito. Ada è fatta anche questa in modo superbo, con uno charme sì che potrebbe essere anni 80, ma anche anni 90, dai, non è proprio fine anni 80. Mi piacciono anche gli occhi, che sono leggermente chiari, non so se lo notate qui dal video. Bene, ben fatto. Poi vabbè, il seno. Cioè, voi immaginate Ada in topless? Cioè, non so se vi siete mai immaginati Ada in topless. Direttamente da quei film in cui c'era tipo Salvate il soldato Ryan, che non è degli anni 80, comunque quei film che parlano di Vietnam, che parlano di guerra, in cui c'è sempre, diciamo, l'americano che deve salvare il mondo, deve salvare l'America, o deve salvare il suo plotone, o deve salvarsi il culo. E poi magari c'è il brutto, il cattivo compagno che cerca di mettergli il bastone tra le ruote. Qui è Kraus ed è molto anni 80, anche con questo sangue che si trova vicino agli occhi blu, che ricordano gli occhi della follia. E Sadler, che ha delle mani un po' strane, non so se riuscite a vederle, ma sono delle mani leggermente brutte, viscide, gonfie, e poi ha uno sguardo che ti gela il sangue nelle vene. Mi ricorda molto il Signore degli Anelli, anche se non è degli anni 80, però sì, in un certo senso mi ricorda il Signore degli Anelli, anche, sapete cosa? Star Wars, uno dei primi episodi di Star Wars, dove c'era l'imperatore, che era molto schifosetto, sempre con il cappuccio. In Star Wars però è vestito di nero, qui è vestito di viola, e qui Sadler è vecchio, è anziano, ed è proprio come me lo aspettavo, anziano. E questa era la mia reaction a un nuovo trend che da qualche mese ho notato qui su YouTube, non so, in altre piattaforme. Mi piacciono molto questi video, li guardo dalla mattina alla sera perché penso, ma come hanno fatto, ecco? Un pochettino l'abbiamo capito guardando le descrizioni, quindi questa esperienza ci ha insegnato una cosa: leggete sempre le descrizioni dei video, così imparate, capite un po' il processo che ha portato alla realizzazione di quel contenuto. Mamma mia, sono proprio una persona molto saggia, sono il più saggio che io conosca. Lo ripeto, 50 like al mio ultimo gameplay. È tra l'altro molto speciale perché per la prima volta accendo la telecamera quando faccio un video. Di solito l'ho fatto sempre con il microfono e basta, mai la telecamera, ma questa volta ho acceso la telecamera, l'ho fatto per voi, per ritornare ai gameplay di Pensa Giocando. Cliccate il pollice in alto, andate in quel video lì, lo trovate qui sotto in descrizione, anche sulle schede, lo ripeto, e andate a cliccare il pollice in alto. È importantissimo, se non lo fate io non potrò giocare a Resident Evil 4. Quindi se lo condividete sui social, scrivete sempre: amici, cliccate il pollice in alto a questo video perché Govinda deve poter giocare a Resident Evil 4. Ho bisogno dei vostri pollici in alto. E basta, spero che questa mia reaction, questo video speciale dell'angolo di Govinda, vi sia piaciuto. Ci sentiamo presto per nuovi contenuti qui su Isola delle Rose.
E se volete, fatevi un regalo e compratevi uno dei miei prodotti ufficiali sul mio store. Trovate anche qui sotto in descrizione il sito giuseppegovinda.com, un sito internazionale solo per alternativi. Basta, me ne devo andare. Ci vediamo, ciao!